Sulle modalità di partecipazione degli atleti russi alle Olimpiadi di Rio dopo lo scandalo doping, il Comitato Olimpico Internazionale ha di nuovo cambiato idea. Inizialmente il CIO aveva deciso di lasciare la decisione alla federazione internazionale di ciascuna disciplina sportiva. Ora invece l'istanza internazionale vuole creare una commissione di 3 membri che avrà l'ultima parola dopo aver sentito il Tribunale arbitrale dello sport. Dipenderà da ogni singolo atleta, i casi verranno esaminati singolarmente, ci saranno degli incontri ad hoc nel corso di questa settimana o della prossima, penso. Tutta la procedura dovrà comunque essere completata entro venerdì, giorno in cui i giochi di Rio verranno dichiarati aperti. Prima dello scoppio dello scandalo doping, la delegazione russa comprendeva 387 atleti. A più di 250 di essi è stata già vietata la partecipazione.